Devo dire che i colleghi, quando abbiamo proposto anche questi incontri, sono stati sempre molto attenti, solleciti e entusiasti, quindi sia la professoressa Ciancio, la professoressa Tartaglia, la professoressa Andrea Pinto. E con loro abbiamo sempre delineato dei percorsi validi per i ragazzi. I ragazzi hanno bisogno di fare esperienze, esperienze dirette sul campo, entrare in contatto diretto con l'università, proprio per acquisire sicurezza e padronanza di se stessi, alzare il loro livello, farli entrare nel mondo facendo esperienze forti e confrontandosi con una specialista che è innanzitutto uomo, sia particolarmente sensibile, attento e fedele alla realtà sulla quale intervenire per la risoluzione, come ci diceva il professore Labruna, di problemi concreti della quotidianità. Ecco, dai primi giorni nei quali ciascuno di noi si confronta con i giovani che intraprendono questo percorso di studi, le parole magiche sono il diritto e cultura, ma è anche una scienza pratica che si confronta quotidianamente con la realtà. E qui in questo volume abbiamo la possibilità di una nostra vita che non sia accompagnato dal rispetto della trasgressione o della creazione o dall'infrangimento di una norma giuridica. E solo una suggestione che io ho avuto leggendo questo romanzo, mi è sembrato, ho avuto lo stupore, la meraviglia che sta davanti a Brito, cioè come le stesse parole che sembrano ingabbiateci, con le stesse parole del dettato normativo che sembra Allora, un argomento diverso anche, un libro diverso e speciale, perché? Beh, è un libro diverso perché il libro scritto, Capograssi, Colonieri, la Bruna lo ha detto, è un grande accademico a livello assolutamente internazionale, conosciuto in tutto il mondo, uno dei maestri della storia del diritto. Ha scritto un libro divulgativo. Ecco, io vorrei dire due parole sulla divulgazione, perché questo credo sia abbastanza una cosa importante. La divulgazione in Italia è trattata sempre un po' con aria di sufficienza, divulgazione, dai nostri colleghi in particolare. Gli accademici e gli intellettuali in Italia hanno, soprattutto gli accademici, hanno questa idea che la divulgazione sia come un genere inferiore. E invece io vorrei ricordare a questo proposito un episodio al quale sono stata presente e che cito sempre quando capita perché è importante saperlo. Vorrei citare quello che ha detto una volta Jacques Le Goff a proposito della divulgazione. Jacques Le Goff, voi lo sapete, penso che anche gli studenti lo conoscono, è un grandissimo nome, è uno studioso del Medioevo, il più grande studioso del Medioevo vivente.